Sheila Bob per Senza Barcode e Liberi TV. Torniamo con le nostre interviste. Oggi siamo a Casa Pound, siamo a Roma, in via Napoleone III, al numero 8, nella sede, nella palazzina, possiamo dire storica. Siamo con Simone Di Stefano, perdono. Simone Di Stefano, vicepresidente di Casa Pound Italia, occupante della prima ora ovviamente di questa occupazione, responsabile anche della comunicazione, diciamo, e della propaganda del movimento. Andiamo poi a vedere che cosa si intende per occupazione. Ora partiamo dal piano, in realtà siamo al secondo piano della palazzina di Via Napoleone III, poi vi faremo vedere man mano tutto ciò che troviamo attaccato ai muri, le fotografie, le scritte e le varie indicazioni e simbologie. Iniziamo con queste fotografie. Se ce le vuoi descrivere, Simone, chi è e che cosa rappresenta per Casa Pound, per chi non lo sa. Ezra Pound, qui rappresentato, è il più grande poeta del secolo scorso, così definito, e oltre ad essere l'eccellente poeta che è stato anche un economista, un visionario, una persona che ha previsto con tanti anni d'anticipo quello che sarebbe stato il problema di oggi delle banche, dei fondi finanziari, dei mercati, dell'usura. E quindi le sue dottrine economiche sono quelle, a cui ci ispiriamo, e per questo Casa Pound si chiama Casa Pound, in onore a lui e alla sua visione del mondo. La visione del mondo di Casa Pound, detta in parole semplici per chi non ha idea di cosa sia Casa Pound. Casa Pound oggi è un movimento che su tutto il territorio nazionale che è cresciuto e che fa tantissime cose, fra cui anche candidarsi alle comunali, alle regionali. La visione del mondo di Casa Pound è una visione specifica che ha dei richiami molto forti a quella che è stata la visione sociale del fascismo del secolo scorso. E praticamente è una visione che parla di ordine, di organizzazione, di uno Stato partecipato dai cittadini, assolutamente uno Stato equo e uno Stato giusto, uno Stato in cui l'economia è al servizio del popolo e non il contrario come oggi. Perfetto, se non sbaglio dal 2008 Casa Pound è un movimento politico e dal 2003 diciamo è agli esordi, i tempi sono giusti, mi pare, correggimi se sbaglio sulle date, comunque siamo giovani, diciamo Casa Pound è una realtà abbastanza giovane? Sì, Casa Pound quando è nata 10 anni fa, i suoi dirigenti, fra cui io, Gianluca e gli altri, avevamo meno di 30 anni, oggi ne abbiamo meno di 40 e è un movimento assolutamente giovane, nonostante abbia una storia di 10 anni. In questi 10 anni abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo attraversato diverse fasi, siamo passati anche all'interno di partiti, diciamo, tradizionali della cosiddetta destra più o meno radicale, fino a che poi nel 2008-2009 ci siamo costituiti come movimento autonomo e abbiamo iniziato a camminare da soli fino ad arrivare ad oggi, in cui il movimento, diciamo così, si è affermato, diciamo, nell'ambiente della cosiddetta destra radicale come il movimento di riferimento. La parola destra ovviamente è una parola che ci va abbastanza stretta perché Casa Pound ha delle politiche che sono assolutamente non collocabili all'interno di, diciamo, questo tipo di schieramento destra-sinistra. Quindi non possiamo dire che Casa Pound ha un vero e proprio leader di riferimento, cioè tutti siete i leader di Casa Pound? Ma il leader di Casa Pound è Gianluca Iannone, questo è ovvio, però al contrario di altri movimenti e di altri partiti, Casa Pound è un movimento assolutamente partecipato, con una base militante molto attiva, con una grandissima autonomia sul territorio per quanto riguarda i responsabili regionali e provinciali. Fatto sta, oltre a Gianluca, insomma, c'è il sottoscritto, c'è Andrea Antonini, c'è il nostro responsabile della cultura, c'è una donna alla guida del nostro sindacato. Ci sono tantissime figure di riferimento, contrariamente a quanto si vede altrove, dove magari c'è soltanto il leader, che poi è quello che si candida alle comunali, alle regionali, al Presidente del Consiglio, al Presidente di qualsiasi cosa. Ora faremo un giro all'interno di Casa Pound e cercheremo di capire anche che cos'è questa struttura al di là di una sede politica. Siamo al settimo piano di Casa Pound, siamo nella sala conferenze. Appena siamo entrati, Simone ci ha detto: scusate il disordine, ma c'è stata una manifestazione di recente dove abbiamo avuto persone militanti un po' da tutta Italia. Allora, noi sappiamo che c'è stata la manifestazione e abbiamo avuto le informazioni dai media e dalle TV, dai giornali. Ora possiamo chiedere se le informazioni che abbiamo avuto erano corrette o se c'è stato qualcosa che è stato manipolato. Insomma, questa manifestazione com'è stata?
La manifestazione è stata assolutamente pacifica e tranquilla, una grande partecipazione popolare per protestare contro il governo e contro le banche. Anche i media, diciamo, che hanno fatto la cronaca di questa manifestazione, media a noi sicuramente ostili, non hanno trovato niente da ridire, insomma, visto che si cercava in questa manifestazione personaggi venuti da Marte, gente che faceva il saluto romano, passo dell'oca e cose improbabili che non si sono viste, ovviamente. Detto questo, sicuramente c'è da dire che prima della manifestazione si è creato un clima molto teso, fatto di sicuramente anche tante disinformazioni e tante bugie per quanto riguarda quello che è Casa Pound e quello che cosa vuole fare Casa Pound e che cosa voleva fare con questa manifestazione. Si è creato insomma un clima di tensione molto forte che non ha giovato, diciamo, a nessuno, perché poi se in città si crea un clima conflittuale così forte non giova a nessuno. Casa Pound è un movimento assolutamente tranquillo, pacifico e riconosciuto che vuole partecipare alla vita democratica di questo paese, vuole partecipare alle elezioni, vuole chiedere il consenso popolare e che quindi questa manifestazione ha rispecchiato, diciamo, il nostro voler incidere nella politica attuale. Casa Pound, come dicevamo prima, questa sede di via Napoleone III non è soltanto la sede di un movimento politico, ma è anche abitazione. Abitazione che comunque è nei principi ispiratori di tutto il movimento di Casa Pound, anche per quanto riguarda il diritto di famiglia. Andremo poi a spiegare bene insieme a Simone, ed è questo il motivo che vede Senza Barcode e Libere TV ospiti oggi di Casa Pound. Perché e come Casa Pound intende occuparsi di diritto di famiglia? Diritto di famiglia per noi inteso, tutto questo nasce, questo incontro fra noi nasce per il fatto che Casa Pound vuole inserire all'interno del programma elettorale per il Comune di Roma e per la Regione Lazio una politica apposita per le famiglie cosiddette monogenitoriali. Per famiglia monogenitoriale ovviamente nel 90% dei casi si intende il padre separato, cosiddetto il padre che ha esaurito, diciamo, il suo percorso di matrimonio, che è rimasto solo, che ha fatto la separazione e che nel 90% dei casi è rimasto senza l'abitazione perché l'ha lasciata alla ex moglie. Questo caso e questa nuova forma, diciamo così, di famiglia monogenitoriale, che è il padre separato, è assolutamente da riconoscere e da inserire come categoria sociale anche a rischio, perché ad oggi le statistiche ci informano e ci dicono che i padri separati spesso e volentieri sono quelli che prima di tutti poi subiscono la crisi economica, che prima di tutti finiscono praticamente in un default delle proprie finanze e che prima di tutto sono i primi che poi finiscono alla mensa della Caritas e soprattutto affrontano il gravissimo problema dell'emergenza abitativa, perché quando tu sei rimasto, che hai lasciato la casa a tua moglie, che devi pagare sostanzialmente degli alimenti, alla fine rimani praticamente senza i soldi per ottenere un'abitazione. Ecco, il comune e la regione devono in qualche maniera farsi carico di trovare una soluzione e di inserire questa nuova figura all'interno del sistema sociale, dell'housing sociale. Quindi per questo Casa Pound si interessa a questo nuovo, diciamo così, questa nuova figura di famiglia monogenitoriale. Quindi diritto di famiglia, ma soprattutto l'impegno concreto di poter dare a questi bambini, che poi sono il frutto e l'essenza delle separazioni conflittuali e dei divorzi, un posto dove poter stare. Dicevamo, qui in via Napoleone III non è soltanto una sede di movimento politico. Prima salivamo in ascensore e Simone ci diceva da quando abbiamo occupato questa palazzina sono nati all'incirca 12-13 bambini. Come dire che Casa Pound e la famiglia sono sempre stati vicini, sempre a sostegno della famiglia, dei bambini e della crescita del cittadino. Che cos'è questa palazzina per questi 18 appartamenti e quindi i loro rispettivi abitanti? Al di là che sia una casa vera e propria, è ovvio che fa sorridere quando si sentono i bambini di Casa Pound, che sentono magari il nome in televisione e dicono Casa Pound è casa mia perché ci vivono dentro da quando sono nati, cioè per loro è naturale e palese. Ovviamente il fatto di avere un tetto sulla testa, il fatto di vivere tutti insieme ha creato una situazione comunitaria che favorisce lo sviluppo di questi bambini. Sicuramente in una maniera che fuori non si trova, perché purtroppo oggi viviamo tutti quanti
svincolati, atomizzati, ognuno nel proprio appartamentino, ci si incontra solo in determinati posti, spesso e volentieri solo per logiche di consumo, per consumare, appunto, dicevi, dei centri commerciali, o altre, o il cinema dove si va a vedere l'ultimo film, però di fatto una crescita comunitaria vera non c'è. All'interno del palazzo è stato possibile creare, diciamo, questo no, non esperimento, diciamo, ma creare questo stile di vita, no? In cui comunque sia si sta con le porte aperte, in cui i bambini escono dalle case e si incontrano nei pianerottoli o giocano in questa sala. Quindi abbiamo avuto la possibilità di sviluppare uno stile di vita diverso anche per i nostri bambini, e fa pensare, chiaramente questo ci fa pensare invece a tutti quei bambini che addirittura di fronte alla separazione dei genitori non a un certo punto vedono troncato il rapporto con uno dei genitori semplicemente perché non c'è un posto dove vivere questo rapporto, no? Perché soprattutto pensiamo ai bambini quanto soffrono quando non riescono a vedere il padre collocato in una situazione di normalità, e invece quanta gioia c'è quando il bambino vede che il padre ha la casa, ha un bagno, la doccia, la cucina, hanno un posto dove sedersi a tavola e mangiare insieme. Cioè, questo fatto della casa, secondo noi, nel discorso delle famiglie monogenitoriali è centrale. Quanto è stato fatto dalle amministrazioni precedenti e dalla regione fino ad oggi è assolutamente niente, una goccia nel mare, un residence preso con 20 appartamentini in cui si può stare al massimo un anno pagando comunque sia una somma che a nostro avviso è elevata perché sono tipo 200 euro al mese. Quindi secondo noi c'è bisogno di una politica vera e di riconoscere alle famiglie monogenitoriali, al padre separato, un punteggio anche per accedere all'assistenza alloggiativa, alle case popolari. Cioè non si può continuare a ignorare una forma di rapporto sociale che esiste e che va anche per la maggiore, purtroppo. Salamandra, detto così uno dice, oddio, dopo aver parlato di tartaruga come simbolo di Casa Pound, che in realtà il significato è molto bello, secondo me, ce lo facciamo spiegare da Simone. Tre domande. Come ci si comporta a livello economico quando si è ospiti di Casa Pound e come si fa ad essere ospiti di Casa Pound? Che cos'è cosa significa la tartaruga e cosa significa la salamandra? Allora, come ci si comporta a livello economico? Le famiglie che vivono all'interno di questa occupazione o di altre occupazioni ovviamente pagano esclusivamente le spese della corrente, quindi non c'è un affitto, non esiste, diciamo così, quello che viene considerato neanche un affitto sociale. Si pagano le spese perché per noi questa è la dimensione da vivere all'interno dell'occupazione. Ognuno ha il suo spazio, non ci sono, contrariamente a altre occupazioni di sinistra, diciamo così, se vogliamo sempre fare questa divaricazione. Spazi in comune, cioè ognuno ha la sua casa, è chiusa, non viene chiesto a nessuno delle famiglie che sono all'interno dell'occupazione di partecipare attivamente alla vita politica del movimento, non vengono chiesti i turni, ci occupiamo di tutto quanto noi. L'unica cosa che si paga è la corrente suddivisa per i 18 appartamenti. La tartaruga ovviamente è per noi un simbolo molto forte perché innanzitutto il tema della casa è fondamentale per Casa Pound, che appunto sull'emergenza abitativa nasce e all'emergenza abitativa vuole dare delle risposte. Quindi la tartaruga è l'animale che ha la casa di proprietà sulla schiena e se la porta per tutta la vita addosso, quindi per questo è stato scelto. Poi all'interno della tartaruga ci sono 8 frecce nel nostro simbolo, che sono 4 nere e 4 bianche, che convergono verso un unico punto, che per noi rappresentano le varie forze, i corpi, diciamo, della nazione. Le varie realtà, le varie visioni politiche, insomma l'intero corpo con le sue diversità della nazione che converge verso un unico obiettivo ed un unico scopo, che poi in buona sostanza è esattamente la stessa simbologia del fascio repubblicano, il fascio littorio che aveva adottato il fascismo, lo stesso fascio che puoi trovare sui passaporti della Repubblica Francese o sulle macchine da polizia in Spagna o nella Camera dei Deputati degli Stati Uniti. Quindi cioè, non è che stiamo a parlare di un simbolo che, diciamo così, appunto deve incutere chissà quale terrore. Quindi il significato è quello, l'unità dei corpi della nazione all'interno con un unico scopo. La Salamandra è il nostro gruppo di protezione civile che abbiamo creato quando, dopo l'esperienza del terremoto in Abruzzo, quella notte, come tutti quanti quelli che abitano a Roma, ci siamo svegliati. Siamo stati svegliati dalla scossa. Il giorno dopo abbiamo detto: vogliamo partire, vogliamo andare a dare una mano, come si fa? Ci siamo scontrati con un muro di burocrazia che non finiva più, ci siamo scontrati con una burocrazia incredibile che non permetteva né di arrivare sul posto né di inviare gli aiuti direttamente sul posto. Quindi abbiamo voluto creare un nostro gruppo di protezione civile per poter essere presenti nelle emergenze direttamente. Nel caso lì del terremoto dell'Abruzzo siamo partiti, abbiamo fatto il nostro campo vicino all'Aquila ed è stato l'unico campo a cui potevano arrivare gli aiuti direttamente, cioè nel senso se la gente si rivolgeva
ai vigili del fuoco, alla Croce Rossa, i pacchi fisicamente gli dicevano non potranno mai arrivare per burocrazia sul posto dove li volete mandare. Quindi noi abbiamo aperto la sede qui a Casa Pound a Via Napoleone Terza, abbiamo aperto le sedi in tutta Italia, abbiamo fatto una raccolta di generi e tramite il nostro campo base che si trova in Abruzzo siamo riusciti con i nostri mezzi a far arrivare direttamente l'aiuto. Questo ha dato vita a questa esperienza che ha voluto diciamo, far nascere il gruppo di protezione civile per avere uno strumento più duttile rispetto a quella che è diciamo, la burocrazia diciamo, che ruota attorno al mondo della protezione civile. Negli anni questo gruppo è cresciuto, di fatto ci permette di essere i primi a arrivare nelle situazioni di emergenza. Ultimamente abbiamo fatto il terremoto dell'Emilia, gli alluvioni e tutto quanto, siamo sempre i primi diciamo, ad arrivare. Insieme a tutti gli altri gruppi di protezione civile, e questo consente ai nostri militanti, ragazzi oppure persone che vorrebbero semplicemente partecipare, di avere uno strumento appunto facile e fuori dalle logiche burocratiche. Siamo praticamente giunti al termine. Gianni Colaccione di Liberi TV vi farà vedere cosa abbiamo, da cosa siamo circondati qua a Casa Pound, varie fotografie, poesie, insomma una vita da vivere vissuta proprio ai massimi regimi, oserei dire, per quanto riguarda il sostegno e l'aiuto diretto, quasi una mano che fa ciò che dice la mente. Mi viene da chiedere ancora una cosa. Parlavamo di militanti e di un numero considerevole di militanti comunque in Italia e non solo in Italia. I vertici, come prendono le decisioni e come riescono a coinvolgere i militanti che in qualche modo sono non soltanto la mano, ma una parte attiva di ogni decisione di Casa Pound? Casa Pound, sotto questo punto di vista, è ovviamente monolitica, non è da considerare come un movimento o come un altro partito in cui all'interno possiamo avere diverse correnti di pensiero o appunto solo correnti o gruppi che hanno delle visioni diverse al loro interno. Ovviamente tutto questo è possibile perché si basa su un'idea, su una dottrina riconosciuta da tutti quanti e quindi è come un sentire comune, non c'è bisogno né di congressi, né di grossi momenti di incontro in cui si parla e si decide. In buona sostanza c'è larghissima autonomia al di fuori da Roma per quanto riguarda le nostre sezioni regionali o provinciali, quindi non c'è bisogno che le politiche vengano scelte tutte dal gruppo dirigenziale che si trova a Roma. C'è un sentire comune, c'è una voglia di fare comune, ci sono delle linee guida che sono tracciate dal nostro programma politico e all'interno di quelle ogni comunità sul territorio ha la possibilità di sbizzarrirsi a fare ciò che più preferisce, quindi di fatto è una struttura diciamo assolutamente non rigida in qualche maniera, seppur assolutamente gerarchica, perché all'interno ci sono delle figure che sono i rappresentanti nazionali, i vicepresidenti, i responsabili della cultura, i responsabili regionali e sotto i responsabili provinciali. Però in linea di massima, ecco, c'è molta, viene lasciata molta mano libera a tutti quanti, quindi chi preferisce concentrarsi su alcune tematiche sul proprio territorio lo fa tranquillamente, chi vuole fare l'azione che magari facciamo spesso di andare a dare il pane per dare un sostegno alle famiglie che sono in difficoltà fa quello, chi da un'altra parte vuole contestare l'amministrazione comunale c'è la volontà insomma di fare un movimento più che un partito, è ovvio, quindi noi la parola partito ci dà già fastidio di per sé. E quindi non vogliamo assolutamente configurare la nostra struttura in questo sistema così ingessato. Grazie, grazie a Simone Di Stefano, vicepresidente di Casa Pound. Un saluto da Shaila Bobba, la firma della regia e del montaggio di Gianni Colaccione, quindi Liberi TV si sposa ancora con Senza Barcode. Il reportage sarà firmato da Grazia, una delle nuove blogger di Senza Barcode. Un saluto.